Una delle gare più interessanti del secondo turno di Eccellenza Veneta, girone B, e certamente Saronicaneva Portogruaro, due squadre entrambi interessanti anche se per motivi diversi. Secondo minuto da Zuccolin per Tollardo, parte alta della traversa scheggiata dalla numero 9, ricorderete era andata in gol nella scorsa partita Tollardo. Terzo minuto, se ne va a destra Menini, conclusione, forte e tesa, non c'entra lo specchio della porta difesa da Turchetto. Quarto minuto, risposta del Sarone con il tiro di Polzotto deviato dalla barriera e poi Cividin in mischia, blocca Fontana. Sarà un fattore in questa partita Polzotto, lo vedremo più avanti. Inizio però senza tregua, cross di Menini bloccato in due tempi da Turchet e un minuto dopo altra grande chance da Tollardo, ancora a Lucchetta che ci prova al volo, gran tentativo ma palla che si abbassa troppo tardi. 19esimo, se ne va bene distendendosi a sinistra Cividin, ma trova Fontana attenta sul pallo di competenza, seconda parata importante da parte di Fontana che tiene in corsa le sue compagne. Al 22esimo però arriva la doccia fredda per il Porto, pallonetto elegante da parte di Polzot e la classe 92 porta in vantaggio il Sarone Caneva, un gol d'autore e lo si sapeva che la numero 10 era una degli elementi di maggior classe, maggior tecnica del Sarone. Ancora pericoloso però il Sarone Caneva con il cross di Cividin per Stella, pallone che però arriva docile dopo la deviazione di Piovesan. 40esimo, Stella dal limite e ci vuole un'altra grande risposta da parte di Fontana che si allunga sulla sua destra e mette in calcio d'angolo. Di fatto finisce qui la prima fase e con le immagini di Gabriele Zoia possiamo andare al commento della seconda parte di gara dopo aver visto questa conclusione alta di Menini. Una seconda parte di gara che sarà tutta trazione granata, soltanto poche sporadiche le avanzate del Sarone Caneva in questo secondo tempo. Vedete qui Chiarot, ex della partita, ce n'erano tante, mette in calcio d'angolo. Menini poi, siamo attorno al decimo minuto, trova però il pallone Turchet e grande occasione al 20esimo per il Porto. Cecco, Menini, Tollardo sotto porta di un soffio alto, era una grandissima azione, sarebbe stato un gol da favola quello del Porto, mancano pochi centimetri. Ancora Porto però, 36esimo, cross di Menini, arriva Bertolini sul secondo palo, aveva segnato nella scorsa partita, Bertolini non si ripete. 41esimo, traversa colpita da Polzot, sempre pericolosa, gol e traversa in questa partita, una delle migliori del Sarone Caneva, la classe 92 Polzot. Ma è soprattutto il Portogruaro che si vede in questo secondo tempo, infatti al 40esimo Rajkovi si accentra da sinistra, prova la conclusione, controlla però Turchet, c'è ancora tempo al 45esimo da Cecco per Gava che prova al destro. Palla alta, finisce così 1-0, vince il Sarone Caneva, ma è comunque un Porto rassicurante e incoraggiante per la sua prestazione. Un saluto da Davide Gasparotti. Beh, partita difficile, ma lo sapevamo. Forse per quello che si è visto in campo era più giusto il pareggio, ma va bene così. La squadra ha reagito comunque al gol subito. Era una partita da lottare, abbiamo lottato, quindi anche se il risultato non è positivo, la prestazione è positiva, quindi aggiungiamo un altro tassello al nostro percorso. Abbiamo visto una bellissima partita contro una squadra organizzata, me lo aspettavo, una squadra fresca, giovane, che ha gamba, e quindi noi siamo particolarmente felici perché ovviamente siamo una squadra un po' più esperta e quindi entreremo in condizione anche un po' più in là perché abbiamo una struttura fisica in diversi elementi diversa. E portare a casa una partita del genere anche in alcuni momenti soffrendo. Potevamo chiuderla prima con 3-4 palle gol importanti, però è stata davvero una partita penso piacevole anche da vedere sugli spalti.
fra due ottime squadre, e quindi siamo felicissimi di aver fatto questi tre punti.